Benvenuti in un nuovo episodio di Test & Tell. Io sono Eleonora e oggi andrò a testare con voi l'Overnight Self Tan Face Gel di Kix. Che cos'è questo qui? È un prodotto del quale non si sente molto parlare, è un prodotto che io ho scoperto assolutamente per caso l'anno scorso durante un viaggio in Svezia. Allora, innanzitutto Kix è un negozio, diciamo, prendiamo ad esempio Sephora, che ha al suo interno tantissimi altri brand, ma anche la linea Sephora. E Kix ha lo stesso concetto, quindi dentro Kix si possono trovare tanti marchi, tanti brand di beauty, skincare, makeup, capelli, qualsiasi cosa, ma anche marchio Kix. In Svezia, in generale nei paesi nordici, l'autoabbronzante o comunque usare prodotti autoabbronzanti è una cosa molto molto più sdoganata e quindi si trovano molti più prodotti per proprio fare fake tan anche da soli. Io amo l'abbronzatura. Ho anche sempre collezionato fake tan anche per il corpo, ma ho sempre avuto paura di utilizzarli perché avevo paura di uscire a macchie. Non so perché, ma l'anno scorso ero particolarmente presa da questa cosa dell'abbronzatura, anche perché era giugno e io ancora non ero praticamente abbronzata, era fine giugno, e quindi ho detto: senti, io lo provo. Risvegliati baciata dal sole con questo face gel, quindi gel per il viso clear, quindi è un gel che ha la consistenza trasparente quando la swatchate, che contiene anche acido ialuronico. Questa è la tonalità light medium e c'è anche la tonalità medium dark. Io ovviamente per iniziare ho preferito prendere una cosa light, ma vi assicuro, vedrete nel video che secondo me, per una persona che ha il mio colore di pelle, va benissimo questa. Cosa promette il prodotto? Il prodotto promette di essere appunto un gel trasparente, leggero, che va ad idratare la pelle e che va durante la notte a regalare al viso una bellissima abbronzatura. Costa all'incirca 19 euro. È difficile reperirlo qui perché in Svezia funziona tutto quanto tramite il person number. Sicuramente sbaglierò la pronuncia, però è praticamente il codice fiscale che abbiamo qui in Italia. Provate a registrarmi perché per acquistare questo prodotto dovete registrarvi e vi chiede il codice fiscale, che deve essere però svedese. Ho provato a mettere il mio italiano, ha rimbalzato completamente e quindi bisogna avere un codice fiscale di lì, quindi bisogna essere, immagino, almeno residenti. Perché ho deciso comunque di fare questo test and tell? Perché se qualcuno di voi capita, va a amici, famiglia, qualsiasi cosa in Svezia o in posti dove c'è Kix e siete fissati con l'abbronzatura, secondo me questo è un prodotto da avere. Adesso non parlo oltre perché poi parlerò alle considerazioni finali, ma vi lascio al momento dell'applicazione e del test. Sono le 23:50, c'è scritto proprio applicare il prodotto su pelle pulita la sera. L'effetto effettivo finale si vede dopo 8 ore. Lavare le mani dopo aver applicato la crema. Quindi io questa qui, questa gel, questa l'ho sempre applicata dopo sia aver lavato il viso, quindi il viso è super pulito, ma non ho messo una crema, non ho fatto la skincare, non ho messo un tonico, eccetera, eccetera, ho solo lavato il viso. Faccio così e basta. Voglio, anzi, devo spargerlo in maniera uniforme su tutto il viso, tutte le zone. Fortunatamente non è un gel che la pelle si assorbe subito, quindi riuscite a capire dove l'avete messo e dove no. Metto anche qui, però non troppo vicino agli occhi. Ovviamente la fronte. Ok, e adesso faccio un altro pump per il collo, perché altrimenti risulterà super diverso. Un po' alle orecchie e adesso corro a lavare le mani e poi noi ci vediamo tra 8 ore, ma anche qualcosina in più. Ok, aggiornamento dopo ben 10 ore. Penso che si possa vedere, soprattutto con la differenza qui, che ha funzionato. Sembra un'abbronzatura anche sul collo, uniforme. Questa è realmente come io sarei un po' abbronzata. Ovviamente si vede la differenza con il corpo. Comunque, vediamo più tardi come si comporta. Ovviamente non farò l'aggiornamento tra 2 ore, ma lo farò tra un bel po' di ore. Ok, è passata una giornata intera perché sono le 21:51. Oggi mi sono lavata il viso e vi lascio la clip di tutti quanti i prodotti che ho utilizzato. Comunque ho fatto la mia skincare routine normalmente, ho utilizzato spumone, poi un tonico della crema viso per il giorno. Durante il giorno mi sono anche truccata e poi mi sono appena andata a struccare dopo una giornata. Ho fatto anche workout, però vabbè. No, vabbè, workout ci sta a dirlo perché comunque sudi, potrebbe
potrebbe essere una di quelle cose che fa, diciamo, rimuovere un pochino l'abbronzatura. E poi appunto adesso mi sono andata a struccare utilizzando il Soy Face Cleanser di Fresh, che mi va a struccare bene tutta quanta. E ho dimenticato di mettere il tonico, effettivamente. Ho messo la crema occhi e poi un gel viso. Quindi comunque non è che ho rinunciato alla mia skincare, a lavare il viso, a truccarmi per preservare l'abbronzatura. Anzi, comunque uno deve cercare di comportarsi normalmente, però quello che ho evitato di fare è sicuramente di sfregare cose sul viso come dischetti di cotone o simili con dei prodotti. Ho preferito utilizzare direttamente il detergente, che sia stato appunto, come avete visto, in mousse o in gel, però direttamente sul mio viso, e questo è il risultato. Quindi non è un'abbronzatura che se ne va in un giorno. Tra l'altro rido perché si vede anche la differenza con questa parte appunto del corpo. Oggi però ho avuto tutto il tempo una cosa un pochino più a collo alto. Io amo essere leggermente abbronzata perché, vabbè, mi risaltano un po', mi salta un po' il bianco dei denti, sono un po' più viva, mi piace veramente tanto tanto di più. Mi dà quella confidence, scusate i rumori sotto di Nicola che sta al computer, comunque dicevo che mi dà proprio quella confidence che mi fa stare bene. Ora vado a dormire e ci vediamo domani mattina. Buongiorno, sono le 9:29 e questo è il risultato dopo un'altra notte. Come vedete, il risultato, l'effetto del... scusate, come al solito, appena sveglia vengo a fare l'aggiornamento. Il risultato non è andato totalmente via, ma comincia piano piano a scemare. E entro altri 3 giorni, 3-4 giorni, tornerò al mio stato di prima. A meno che non andrò ad applicare di nuovo un po' di crema gel, che è quello che probabilmente andrò a fare. Eccomi qui, mi sono anche truccata di nuovo per le considerazioni finali. Che cosa dire? Per me è un prodotto fantastico, è stata una scoperta pazzesca. Se dovessi mai tornare lì, o una mia amica, o anche un amico di un parente, non lo so, sicuramente dall'anno prossimo in poi, perché non ho capito bene come sarà la questione viaggi, ma penso che per quest'anno non si potranno più fare. Comunque ricordatevela, io me la ricorderò sicuramente, perché ne chiederò tipo 5 pacchi. Amo questo prodotto perché mi fa sentire meglio l'abbronzatura, ed è un prodotto con il quale io sto tranquilla. Avete visto anche la mia faccia prima di applicarlo? Non aveva segni di abbronzatura strana, e questo qui l'avevo usato circa 2 settimane e mezzo prima. E comunque quando sparisce, sparisce, cioè dopo un po' se ne va in maniera molto graduale. Non avete delle macchie, è veramente trasparente, leggero, e comunque va ad idratare la zona. Infatti l'unica controindicazione secondo me è che potrebbe far uscire un po' di brufolini sullo strato proprio superficiale della pelle, proprio perché lo sentite che è un gel abbastanza grassino, però ne vado a mettere poco e l'effetto comunque c'è per un tot di giorni. Per una settimana sto tranquilla, e comunque c'è anche abbastanza prodotto per andare avanti parecchio. Io lo utilizzo soltanto una volta ogni tanto, ma forse adesso che non prenderò il sole potrei iniziare ad usarlo un po' di più. Mi dispiace soprattutto per la reperibilità, però non mi sentivo di non parlarvene solo perché è più difficile da reperire, perché appunto io, se l'avessi saputo prima, quando ero in Svezia ne avrei comprati molti di più. E vi assicuro che anche dei miei amici e delle mie amiche mi avrebbero chiesto di comprarglielo. È stata una prova che ho voluto fare ed è andata molto bene. E se conoscete altri prodotti simili che invece sono reperibili qui in Italia, o comunque almeno sui siti più facilmente reperibili, fatecelo sapere. Questo video deve essere proprio un video di scambio per chi come me è appassionata di abbronzatura e vuole trovare un prodotto che sia veramente veramente valido come questo. Un'altra cosa che magari potreste chiedermi è l'odore. Odore di qualcosa, non riesco a capire cosa. Comunque non è assolutamente un odore sgradevole, anzi, è comunque delicato. Una cosa importante che ho sbagliato in passato è stata quella delle mani, perché non avevo magari lavato subito le mani o non le avevo lavate bene e mi ero ritrovata con le mani con un po' di chiazze di autoabbronzante, perché sulle mani appunto non l'avevo messo spalmato tutto bene, ma era semplicemente un mezzo per applicare il prodotto. E quindi niente, lavate subito le mani, questa è una cosa importante. Spero che questa scoperta vi sia stata utile. Se siete come me appassionati e appassionate di abbronzatura, segnatevelo in quelle liste tipo: se dovessi mai andare qui, lo devo prendere. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo ovviamente su Instagram, dove vi aspettiamo sempre con un sacco di contenuti nuovi ogni settimana, e qui su YouTube lunedì. Quindi se ancora non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale Test & Tell. Ciao!